Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Nonostante i numerosi arresti degli ultimi anni, il mandamento mafioso di Misilmeri Belmonte Mezzagno era riuscito a riorganizzarsi. Per mantenere il predominio nel territorio sono stati commessi omicidi ed è stato imposto il pizzo a tappeto ai commercianti della zona. E quanto emerso dall'operazione Fenice, messa a segno questa notte dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo, coordinati dalla DDA, che ha portato in carcere sei fra boss e gregari del clan alle porte della città. Un'organizzazione tornata in piena operatività con una nuova scala gerarchica che imponeva regole mafiose. I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno svolto un servizio di contrasto allo smercio di droga nel quartiere di Librino. Nel corso dell'operazione i militari dell'arma si sono recati in via Lenitta cercando di accedere all'appartamento di un 55enne pregiudicato catanese. L'uomo non apriva la porta per cercare di disfarsi della droga presente in casa, operazione che non ha avuto successo perché i carabinieri hanno trovato cocaina e marijuana. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il caro energia rischia di cancellare 63.000 piccole imprese siciliane, vale a dire quasi il 23% del totale, e di lasciare senza lavoro oltre 165.000 addetti del settore. Per questo giovedì 26 ottobre si terrà un sit-in, non stacchiamo la spina, Catania vuole vivere, contro il caro energia in piazza Università. Prenderanno parte alla manifestazione agricoltori, commercianti, cooperatori, lavoratori, industriali, artigiani e imprenditori. Sull'iniziativa è intervenuto il direttore di Confagricoltura Catania, Fabio Caruso. La sua intervista integrale la trovate sul nostro sito www.newsicilia.it. E chiudiamo con il calcio. Continua la crisi nera del Palermo di Eugenio Corini, che ieri ha collezionato un pareggio contro il Cittadella, complicando ulteriormente una classifica già negativa che vede i rossonero fermi a 9 punti al penultimo posto. Una situazione che sta creando malcontento in tutto l'ambiente, con il pubblico che ieri nei minuti finali ha fischiato la squadra. Il fantasma di un ritorno in Serie C comincia ad aleggiare e la società continua a meditare sul possibile cambio della guida tecnica. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 14. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.